Ciao a tutti e benvenuti su Mamariotti Academy. In questo filmato tratteremo il tema delle truffe informatiche e più precisamente del phishing. Ricorda anche di iscriverti al canale per non perderti nulla. Ehi Laura, guarda qui. Ho ricevuto un'email che dice che ho vinto un concorso. Posso ricevere 10.000 euro. Davvero? E cosa ti chiedono di fare? Mi dicono di cliccare su questo link per compilare i dati del mio conto bancario. Poi mi invieranno il denaro. Aspetta, hai già cliccato sul link? Sì, e mi ha portato a questa pagina. Devo solo inserire i miei dati bancari. No, Marco, fermati. È sicuramente una truffa di phishing. Nessun concorso legittimo ti chiede i dati del conto in questo modo. Ma sembra così reale. Guarda la pagina, ha anche il logo della banca. Sì, ma queste pagine sono facili da falsificare. I truffatori usano queste tecniche per ingannare le persone. Non inserire nulla. Chiudi subito la pagina. Ok, fatto. Speriamo di non essere stato truffato. Ora però cosa devo fare? Questa pratica consiste nell'inviare messaggi falsi, spesso sotto forma di email, che sembrano provenire da fonti affidabili come banche, piattaforme di pagamento o servizi di posta elettronica. Gli hacker cercano di ingannare gli utenti inducendoli a fornire informazioni sensibili, come password, numeri di carte di credito o dettagli bancari. Il phishing non solo mette a rischio le informazioni personali, ma può anche avere conseguenze finanziarie devastanti. Per riconoscere un'email di truffa, presta attenzione ai suoi segni distintivi, comportamento e caratteristiche. Vediamole insieme. Un'email con indirizzo sospetto può rappresentare un rischio per la sicurezza. Controlla sempre l'indirizzo email del mittente. Spesso i truffatori utilizzano indirizzi che sembrano simili a quelli legittimi, ma con lievi variazioni. Ad esempio, un'email che sembra provenire dalla tua banca potrebbe avere un dominio leggermente diverso. Errori grammaticali e ortografici. Il testo potrebbe presentare errori grammaticali e ortografici che possono influenzare la comprensione e l'efficacia della comunicazione. Le email di phishing contengono spesso errori di scrittura o formattazione. Le aziende serie di solito prestano attenzione alla qualità della loro comunicazione. Per tale motivo può essere un'indicazione di una probabile truffa. Richiesta urgente di informazioni necessarie per risolvere una questione in sospeso. Se un'email ti chiede di fornire informazioni urgenti o minaccia di sospendere il tuo account, potrebbe essere una truffa. Le istituzioni affidabili non richiedono mai informazioni personali via email in modo coercitivo. Come proteggersi? Per proteggersi è importante adottare misure preventive e mantenere la calma in situazioni di rischio. Vediamo insieme alcuni accorgimenti. Evita di cliccare sui link contenuti in email sospette. Accedi direttamente ai siti web digitando l'URL nella barra degli indirizzi. Questo ti aiuterà a evitare di essere reindirizzato a siti fraudolenti. Opta per l'autenticazione a due fattori. Questa migliora la sicurezza degli account richiedendo un secondo passaggio di verifica oltre alla password. Se per caso cadi vittima di una truffa di phishing e fornisci informazioni personali e sensibili, potresti affrontare diverse conseguenze gravi. Vediamo insieme a cosa potresti incorrere. Il furto di identità avviene quando qualcuno utilizza i tuoi dati personali per aprire conti bancari, stipule di contratti o effettuare acquisti, compromettendo la tua sicurezza ed arrecandoti danni economici. Accesso non autorizzato. Potrebbero accedere ai tuoi conti online, compresi quelli bancari, e prelevare denaro. Frodi finanziarie. Utilizzando i dettagli della tua carta di credito, potrebbero effettuare transazioni non autorizzate. La perdita di dati sensibili può anche portare a danni alla tua reputazione e alla tua vita finanziaria. Se ti accorgi di essere caduto in questa tipologia di truffa, la cosa essenziale è stare calmo e procedere con alcuni passi fondamentali che possono aiutarti a non avere perdite troppo grandi o addirittura inesistenti. Passiamo dunque ad alcuni consigli. Cambia immediatamente le password. Aggiorna le password degli account compromessi, scegliendo password forti e uniche. Modifica o aggiungi le impostazioni di verifica a due fattori. Contatta la tua banca. Informa la tua banca o l'ente coinvolto nell'incidente. Possono bloccare eventuali transazioni sospette e aiutarti a proteggere i tuoi fondi. Inoltre, se non hai possibilità tu stesso di vedere in tempo reale le tue transazioni, potrai chiedere a loro di verificare anomalie sul conto.
Tieni d'occhio i tuoi estratti conto. Tieni d'occhio le tue transazioni finanziarie per eventuali attività sospette e segnala immediatamente qualsiasi anomalia. Considera la protezione dell'identità. Se hai fornito informazioni personali sensibili, potresti prendere in considerazione l'attivazione di un servizio di protezione dell'identità per monitorare l'uso delle tue informazioni. Denuncia alle autorità competenti. Se ritieni di essere stato vittima di phishing o hai dei dubbi, la denuncia o segnalazione alle autorità è un passo che potresti fare, indipendentemente dalle conseguenze subite. Vediamo dunque quali possibilità si hanno. Hai riconosciuto il tentativo e non hai abboccato. Segnala il tentativo di truffa alla polizia. Anche se non hai fornito informazioni sensibili, è utile segnalare l'accaduto. Invia un'email ai servizi competenti, allegando uno screenshot del messaggio sospetto e tutte le informazioni rilevanti. Conserva per te anche copia di eventuali prove, con data ed ora. Sei caduto nel phishing, ma senza conseguenze apparenti. Segnala l'incidente alla polizia. Invia un'email ai servizi competenti con gli screenshot o documenti e una descrizione dettagliata di ciò che è successo. Questo passaggio ti tutela in caso di futuri problemi legati all'incidente. Sei stato truffato ed hai subito delle conseguenze a causa delle tue scelte. Sia che tu sia stato truffato per una piccola somma o d'ingente, ci sono alcuni passi per denunciare la truffa da te subita. Presenta una denuncia formale. Presentati o informati sulla procedura alla polizia o autorità competente. Questo non è obbligatorio ed a dipendenza da ciò che avete subito, potete valutare anche una semplice segnalazione tramite email. Se però ritenete che il torto subito può arrecarvi danni concreti o vi ha già arrecato dei danni, procedete a denunciare il fatto. Ogni autorità competente ha le sue procedure, per tale motivo informatevi in merito. Contatta, cerca online o recati in un posto di polizia per chiedere informazioni. Conserva le prove. Mantieni tutte le prove, se non è possibile salvare in messaggio, fai uno screenshot del messaggio. Tieni inoltre una lista degli eventi, i giustificativi o tutte le informazioni del reato subito. Comprendi le limitazioni. Sappiate che molte di queste truffe sono difficili da risolvere a causa della complessità nel tracciare l'origine delle email e identificare i responsabili, presentare una denuncia, ti aiuterà comunque a tutelarti per eventuali problemi futuri. Riscontro per le assicurazioni. Se hai subito perdite finanziarie, le assicurazioni richiederanno un riscontro della denuncia per procedere con eventuali rimborsi. Essere informati sulle truffe di phishing è fondamentale per proteggere le proprie informazioni e il proprio denaro. Riconoscere i segnali di allerta e adottare misure di sicurezza come l'autenticazione a due fattori può aiutarti a mantenere i tuoi dati al sicuro. In caso di sospetta violazione della sicurezza, agire tempestivamente può mitigare i danni e proteggere i tuoi beni. E siamo dunque giunti alla conclusione di questo filmato. Grazie per aver guardato e spero vi possa essere utile. Se sei curioso di scoprire tutto ciò che ho da offrire, assicurati di iscriverti al canale e attivare la campanella per ricevere aggiornamenti sui nuovi video. Inoltre, controlla sempre in sottoscrizione, perché potresti trovare approfondimenti inerenti a questo argomento. A presto e al prossimo video. A proposito, tengo a precisare che questo filmato l'ho creato con una voce artificiale per questioni di praticità.